cioè Isa ibn Maryam, cioè Gesù figlio di Maria. È per l'Islam uno dei maggiori profeti prima della definitiva rivelazione avvenuta tramite Maometto. Per il Corano, il messaggio di Isa ibn Maryam, contenuto nel Vangelo, sarebbe stato alterato dai suoi discepoli, che ne avrebbero stravolto il senso, giungendo all'esaltazione della figura del loro maestro fino a farne il figlio di Dio. Affermazione rifiutata con orrore dai musulmani, che riconoscono l'autenticità della missione di Isa ibn Maryam con segni prodigiosi e miracoli che riecheggiano le narrazioni dei Vangeli dichiarati apocrifi dalla Chiesa. Che cosa c'è da pensare? Commento: che la verità è massacrata dalle leggende che non riconoscono la medianità esemplare di Gesù prima e di Maometto poi.